a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Se vi ricordate, ormai più di 2 mesi fa, a inizio di dicembre, durante il periodo del Vlogmas, avevo pubblicato un video dedicato alla mia intera collezione di palette grandi, quindi le palette insomma di medio-grandi dimensioni, contenenti sia prodotti per il viso che per quanto riguarda gli occhi. Avevo escluso da quel video le palette più piccole, quindi quelle da 3, 4, 5 colori, e sono proprio quelle le palette che voglio farvi vedere oggi. Voglio mostrarvi anche le più piccoline. Come vedrete, c'è sicuramente un brand che domina, diciamo, la mia collezione per quanto riguarda questa categoria, e sono già sicura che saprete qual è. Spero che il video vi piaccia, possa essere di vostro interesse. Non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando qui sotto nell'info box, e non dimenticate di venirmi a trovare anche sul mio profilo Instagram, Giovanna Lovison. Portate pazienza se mi sentite parlare ancora in modo strano, ma mi sto ancora riprendendo dall'estrazione di un dente del giudizio che mi sta dando veramente grandi difficoltà a parlare, però insomma, come vi avevo detto anche giovedì, non ho intenzione di lasciarvi senza video, quindi non si molla, si filma lo stesso. In questo cestino ho tutte le mie palette piccoline. Parto con quelle occhi e passo poi anche a quelle viso. Allora, la prima palette che vi mostro è questa qui, è una delle ultime entrate nella mia collezione. Si tratta della Glossier Monochrome nella variante Teak. Bellissima, mi piace molto la formula, mi piace il concept, mi piacciono i colori. Il concetto qui è quello di riunire tre colori appartenenti alla stessa tonalità, infatti si chiamano monochrome queste palette, quindi sono tre tonalità di marrone bronzo declinate in finish matte, satinato e luminoso, che possono essere usate assieme per un effetto molto bello, ovviamente separate. Mi piace molto questa linea di palette, possiedo solo questa ma ne comprerò altre, e vi linko qui sopra il video nel quale vi spiego come acquistare Glossier dall'Italia nel caso in cui ve lo foste perso. Questa è la mia unica palette di Pat McGrath. Non ne possiedo di grandi, questa è proprio l'unica che ho. Si chiama Divine Rose Luxe Quad nella tonalità Eternal Eden ed è un tripudio di rosa, di colori rosati. Questa non l'ho comprata io personalmente, l'avevo ricevuta da Sephora, ma devo dire che era stata una grandissima sorpresa. Anche se le tonalità sono rosate, comunque trovo che abbiano un rosa caldo che io riesco a utilizzare molto molto volentieri. Ho un'unica palette della linea di Orbeck Stage, questa è la Amber Neutrals. Non è una palette che mi ha mai fatto impazzire, non tanto per i colori ma proprio per la formula e pigmentazione, che trovo, scusate, ma piuttosto mediocre. Sono sicuramente facili da utilizzare, per carità, ma la pigmentazione è abbastanza scarsa, non hanno una gran durata su di me. Questa ce l'ho perché l'avevo ricevuta da Dior, ma non mi ha mai fatto impazzire, non l'ho mai usata molto, devo dire. Per quanto riguarda MAC, se insomma mi seguite da un po', saprete che io adoro i loro ombretti, adoro le palette componibili, che secondo me sono sempre l'alternativa migliore per creare una palette fatta davvero su misura per le nostre esigenze. Ho 2 palette grandi, di quali vi avevo parlato nel video precedente, ma ho anche 2 palette più piccole. Questa qui è quella che uso di più, è un quad composto da 4 ombretti che sono All That Glitters, Bronze, Woodwinked e Antiqued, che sono tra i miei 4 forse colori preferiti di MAC, tra cui spicca Bronze, che sapete è difficile da trovare, ma date sempre un'occhiata ai corner, ai negozi che avete vicino, perché è l'ombretto per me migliore della vita. E poi ho un piccolo duo che contiene 2 ombretti che in realtà erano limited edition, non ricordo le tonalità, le devo cercare, ve le dico subito. No, le ho appiccicate col biadesivo, ve le scrivo nell'info box quali sono queste 2 tonalità. Sono uno shimmer e un matte, sono le 2 tonalità uscite quando MAC ha dedicato la collezione alle sue tonalità iconiche, tra cui Velvet Teddy, e queste sono i due ombretti usciti appunto sotto l'ombrello Velvet Teddy, ma vi dicevo, i dettagli li trovate nell'info box, anche se purtroppo sono edizione limitata. Sempre ottima la qualità e la resa degli ombretti MAC, io preferisco i Frost tra tutti, ma mi piacciono anche le altre formule, e niente, secondo me sono sempre un'ottima idea. Del brand Nabla, che è un altro brand che non menziono spesso, devo dire la verità, ma non ho neanche provato tantissimi prodotti, ma trovo che gli ombretti mono anche qui siano sicuramente uno dei pezzi forti del brand. Ho 3 palette composte da me con ombretti
mono. Le palette vere e proprie, quindi i contenitori, sono palette magnetiche, sono sempre di Nabla. Queste sono quelle da 6 cialde, mentre questa qui è da 4. Era uscita in un'edizione limitata di qualche anno fa, non so se sia ancora disponibile, ma insomma sapete che di palette refillable, quindi ricaricabili, diciamo, da utilizzare per stoccare gli ombretti mono, ce ne sono un sacco. Allora, gli ombretti che ho qui di Nabla, parto da questa prima palette. Gli ombretti che vedete qui sono Caramel, Afrodite, Daphne 2, Fossil Extra Virgin, che è un verde oliva bellissimo, e Sandy. Di qua invece, nell'altra palette, abbiamo Narciso, Rust, Tribeca, On The Road, che adoro, non ricordo, Petra, e questo è Glitz, e questo è Glitz. Gli ultimi tre sono Lotus, Mimesis e questo color corallo che non ha nome, quindi non mi ricordo che ombretto sia, non mi ricordo neanche se sia di Nabla, forse è di Neve, non me lo ricordo, scusate, però ecco, gli altri due sono Lotus e Mimesis. Sempre di Nabla ho un'altra palette, questa è una delle Cutie palette, che sono le palette da 6 ombretti, il brand ne ha lanciate diverse, declinate in varie tonalità, famiglie e colori. Questa è Analog, che è l'unica che possiedo, avevo anche quella blu, ma l'ho regalata perché non mi sentivo di usarla, sinceramente sarebbe stato uno spreco, quindi ho preferito regalarla finché era nuova, e niente, molto carine, anche la qualità di questi ombretti è ottima e soprattutto ci sono dei finish più particolari rispetto a quelli che trovate negli ombretti mono. Di Chanel ho due palette, sono le uniche che possiedo al momento, in passato ne avevo altre ma non le ho più. Non sono mai stata, premetto, una grandissima fan degli ombretti, delle palette da 4, dei quad Chanel, perché trovo che anche se i colori molto spesso sono carini, sicuramente sono colori molto raffinati, eleganti, portabili, trovo che, e sono anche facili da utilizzare, però trovo che non abbiano una performance all'altezza del prezzo, ok? Quindi se le comprate perché sono ombretti facili, veloci e vi piace il concept di avere un ombretto Chanel, va benissimo. Se andiamo a pensare proprio alla performance, secondo me non sono niente di che. Tuttavia questa è una palette che era uscita tanti anni fa con un'edizione limitata, mi ero innamorata di questa collezione, avevo comprato tutto, dal primo all'ultimo prodotto, poi è stata rilanciata di recente, forse solo un paio d'anni fa, e credo che adesso sia in gamma permanente. Si tratta della palette Les Quatre Ombres, che è il nome dei quad Chanel, nella tonalità 268 Candeur d'Experience. Questa palette, usatissima, è composta solo da ombretti matte, color cacchina un po' più scura e cacchina un po' più dura, e questo rosso. Sono ombretti di tonalità pazzesche, veramente pazzesche, facili da utilizzare per tutti i giorni, ma se calcate un po' la mano con il rosso diventa anche un make up un po' più particolare, diciamo così, è un rosso molto portabile. Ho adorato questa palette, l'ho utilizzata alla follia. Però niente, adesso non la uso più perché gli ombretti, non dico che sono andati a male, però sono molto molto asciutti, colorano pochissimo e ho notato che la performance sia andata proprio giù di livello, quindi non la uso più ma la tengo per collezione perché secondo me è una palette stupenda. Se, ripeto, la mia non performa più benissimo perché è vecchiotta, però se vi piace, comunque sono ombretti facili da utilizzare, la trovate ancora. L'altra palette che ho qui di Chanel ce l'ho in scatolata perché è un'edizione particolare. È un prodotto che non apro neanche spesso, lo apro per voi. Io l'avevo ricevuta in regalo, non da Chanel ovviamente, ed è non è da utilizzare, è da collezione, cioè è uno spettacolo vivente. Si chiama Ombre Lamé de Chanel e basta, quindi non ha un numero, non ha una tonalità. E guardate un po' che meraviglia. È come se fossero stati creati con le polveri dei nastri colorati, di varie texture, di varie con grane diverse, con tessuti diversi. È un capolavoro, è una cosa da tenere, da guardare una volta l'anno, non è una cosa da utilizzare, almeno secondo il mio punto di vista, quindi la tengo in scatolata nel cassetto dove ho i prodotti che per me sono reliquie, quindi non sono da utilizzare ma sono soltanto da collezione proprio. A questo punto passiamo a
il brand che so che tutte state aspettando, Charlotte Tilbury. Ho una bella serie, vi faccio vedere quante sono. Ho una bella serie di palette piccoline di Charlotte da farvi vedere. Allora inizio con le due un po' più grandi, perché sono quelle che posso escludere subito. Si tratta della Easy Eye Palette for the Charlotte Darling Look, quindi la Charlotte Darling, chiamata volgarmente per gli amici, che è una palette da 6 ombretti declinati in tonalità del nude pesca. Molto carina, performance insomma buona, è una palette facile e veloce che io però uso soltanto quando sono un po' abbronzata, perché non trovo che le tonalità aranciate mi stiano bene durante l'inverno. Poi qui ho la The Super Nudes Easy Eye Palette, che è quella invece uscita l'anno scorso, riproposta nella collezione Super Nudes di fine estate 2021, declinata tutta in colori matte. Palette carina, bella la formula, mi dispiace perché non mi riesco a vedere con queste tonalità che sulla mia carnagione risultano troppo fredde, però queste tre per un look da tutti i giorni piuttosto basic, secondo me è molto molto carina. Tutte le altre che abbiamo qui, e che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sono tutte luxury palette. Quindi le palette di Charlotte Tilbury, diciamo le classiche, quelle che sono state lanciate anche per prime quando il brand è stato fondato, e sono queste palette qua piccoline composte da 4 colori. Le pesco così come mi vengono senza seguire un ordine preciso, ma vi racconto quali sono le mie preferite. Questa è la Walk of No Shame, ispirata all'iconico rossetto Walk of No Shame, che una volta si chiamava solo Walk of Shame. Molto carina, piuttosto scenografica, e questa è una palette che io preferisco la sera e in autunno quando sono ancora un po' abbronzata, trovo che mi stia meglio. Abbiamo poi la Desert Haze Luxury Palette of Matte. Questa è uscita in edizione limitata qualche estate fa, 2-3 estati fa, assieme all'Airbrush Bronzer. Questa è una palette composta solo da toni matte, non esiste più perché era edizione limitata. Molto carina, ma anche questa, essendo a base aranciata, tendo a usarla più d'estate. Luxury Palette of Pop Pillow Talk. Questa, che non ho mai utilizzato, è ancora qua in tonsa. È una delle palette, Luxury Palette of Pop, composta soltanto da tonalità pop, che sapete sono le tonalità di Charlotte Tilbury, brillanti, sono come se fossero, hanno anche una quota colore, ma è come se fossero dei top coat molto brillanti. Di solito ce n'è uno per ogni palette, mentre qui ne troviamo 4, è una palette proprio scenografica. Si possono comunque usare da soli per un look completo mixati ad altre palette. Non l'ho ancora usata, non so neanche io perché, però sembra molto carina. Poi abbiamo la Exaggerize Bigger Brighter Eyes Filter. Questa è una palette che di nuovo era uscita in edizione limitata, poi diversi anni fa, poi inserita in gamma permanente perché era piaciuta molto. Tonalità nude, nude calde, con questo pop, questa tonalità luminosa che ha una base tortora, però ha degli shimmer sul platino, ok? Quindi non argento, non oro, platino. La base della palette è calda, ma questo tocco qui le dà un tocco un po' più neutro, diciamo, ecco. Molto molto carina, è una di quelle che ho temporeggiato tanto ad acquistare, ma mi piace un sacco e mi sono pentita di non averla presa prima. Luxury palette in The Dolce Vita, che ora non si chiama più così, ma si chiama The Bella Sofia. Questa è la primissima palette che io ho comprato di Charlotte Tilbury, non proprio questa, perché poi l'ho ricomprata qualche anno dopo, ma ancora si chiamava The Dolce Vita. E niente, è la palette a cui io sono più affezionata, sia perché continuo a pensare che sia la più bella, ma anche perché è stata la mia prima palette di Charlotte Tilbury, e niente, i colori mi rispecchiavano all'epoca e mi rispecchiano ancora, secondo me è stupenda. Look da giorno, da sera, con la tonalità pop picchiettata, è stupenda. Qui abbiamo poi la The Golden Goddess. Anche questa fa parte delle prime palette uscite in casa Charlotte Tilbury, tanti anni fa. Stupenda, questa è una palette per chi ama il bronzo ma vuole un bronzo, una famiglia di bronzi neutri senza una base aranciata. È stupenda, favolosa, elegantissima, secondo me sta bene su un sacco di incarnati, estate, inverno, è una palette veramente stupenda.
Qui abbiamo la The Vintage Vamp, anche qui vecchia guardia. Questa non l'ho ancora utilizzata. Ce n'è un po' di roba che non ho usato, eh. Poi, ultimamente, negli ultimi anni mi sono truccata veramente poco, ma ditemi se vi interessa che rimediamo. Molto molto carina anche questa. Dà un po' quell'effetto vampy, un po' quell'effetto dark che secondo me sta benissimo, soprattutto in autunno-inverno. Poi qui ho un'altra palette nuova, ancora in scatolata, la The Queen of Glow, se non ricordo male. Anche questa faceva parte di un'edizione limitata, ma poi è rimasta in gamma permanente. Anche questa è nuova, non l'ho mai utilizzata, sono tutte tonalità luminose, tranne questo che è un matte, ed è molto molto carina. Questa è proprio una palette che non so perché ci ho messo tanto a comprare, ma ha proprio il mio nome scritto sopra. Poi abbiamo questa, ragazzi, che è speciale, veramente speciale. Questa è la Fire Rose, uscita 2 autunni fa. Io l'ho comprata al volo, è uscita in edizione limitata, è andata sold out subito ed è stato poi praticamente impossibile trovarla. Ne sono state prodotte veramente poche quantità. Guardate che meraviglia. Questa è una palette spettacolare, queste due tonalità danno una luce agli occhi che è una cosa veramente mai vista prima. È un quad stupendo, veramente stupendo. So che tanti di voi non sono riusciti ad acquistarla e io ho smesso di parlarne perché insomma non l'ho più usata con voi nei video o addosso a me quando filmavo, perché appunto non volevo annoiare nessuno che non fosse riuscito a comprarla, perché so che questa è una ferita ancora aperta nel cuore di molti. È stata rilanciata 6 mesi fa, questa primavera, ne hanno lanciate pochissime quantità e poi è scomparsa per sempre, quindi adesso è andata, a meno che non troviate insomma nel mercato secondario qualcuno che ve la rivende, ma secondo me rimane una palette stupenda e ufficialmente prego Charlotte Tilbury perché la rimettano in produzione, perché secondo me ne venderebbero veramente a quintalate. Queste qui ve le ricordate sicuramente tutte, sono uscite di recente durante il periodo natalizio, per il Natale. Sono le due Luxury Palette of Pearls che avevamo utilizzato anche in 2 video durante il Vlogmas. Questa è Cosmic Pearl e non è più acquistabile perché era edizione limitata, e qui invece abbiamo Celestial Pearl che potete ancora acquistare perché è entrata in gamma permanente. Tutte tonalità luminose, quindi un effetto super brillante su entrambi gli occhi. Deve piacervi il look, secondo me molto molto carino da serata per quanto mi riguarda, perché non amo gli ombretti troppo luminosi per il giorno. Le ultime tre invece sono le Hollywood Flawless Eye Filter, uscite un paio di anni fa. Erano edizione limitata, alcune di queste sicuramente, ma non so se tutte, quindi se le trovate, se sono ancora disponibili, ve le linko qui sotto nell'info box. Se sono edizione limitata tutte, ve lo indico sempre qui sotto. Erano molto molto carine, ma qualcuna di queste sicuro è limited edition, ma non mi ricordo quale. Abbiamo in ordine di dal chiaro verso lo scuro, questa che è Star Ora, super mega brillante, anche qui luminosa, è piuttosto simile alla Celestial Pearl, anche se queste polveri hanno una perla molto più sottile, molto presente ma più piccola, mentre quelle uscite questo Natale, le perle invece erano più shimmer, ecco, comunque di base sono colorazioni simili. Poi abbiamo la Eyes of a Star, quella dedicata alle tonalità del marrone, molto carina anche lei, quella che ho usato di più forse. E questa qui invece che è Diva Light, quella un po' bronzo, un po' pesca, che però con il nero quella che vi permette di realizzare un trucco un po' più scuro, quasi uno smokey eyes. Mi rendo conto in questo momento che le palette sono finite di Charlotte Tilbury, ma manca la Pillow Talk. Ho anche la Luxury Palette in Pillow Talk normale, non Pillow Talk Pops, ma la Pillow Talk normale. Vi lascio una foto qui sopra, non so dove sia finita, ma possiedo anche quella. Se mi spiace non averla per non mettervela in comparazione con la Bigger Brighter Eyes, ma penso che dedicherò alle due un video, perché è una domanda che ricevo molto spesso, quale prendere, che differenza c'è, quindi prometto che recupererò per quanto riguarda questo dilemma. Ci mancano a questo punto le palette piccole ma per il viso, qui ci mettiamo poco perché ne ho pochissime. Allora, la prima che vi mostro è la Illume Sheer Color Trio di
Hourglass. Questa è la palette da 3 creme, bronzer, blush e illuminante di Hourglass. Era molto famosa qualche anno fa e quando l'ho comprata mi piaceva veramente tanto, però trovo che negli ultimi anni la qualità e la resa dei prodotti in crema sia nettamente migliorata e quindi di conseguenza mi trovo a non usarla più molto volentieri, anche se i colori sono molto carini, perché trovo che adesso abbiamo formule veramente oltre a livello proprio di resa, di qualità, di sfumabilità e tutto, quindi è rimasta un po' nel cassetto. Carina, ma per il 2022 secondo me è un po' superata. Ho poi le due. Ho un male al dente che non avete idea, sto parlando come una macchinetta. Ho le due Brightening CC Palette di By Terry. La prima uscita è questa qui che si chiama Sunny Flash, una palette composta da 4 polveri per il viso, dal finish leggermente perlato satinato, ma che uso volentieri anch'io che non amo gli shimmer sul viso, quindi non sono niente di too much. Questa è la prima uscita, adorata, comprata al volo e amata alla follia, e ho comprato e amato anche la Beach Bomb, la seconda uscita l'estate scorsa o quella prima? Penso la scorsa, con delle tonalità, non so se notate, un po' più scure e accese, che stanno meglio su di me, su un incarnato abbronzato. Questa invece sta meglio quando sono chiara, ecco, quindi questa la consiglierei a chi ha un incarnato light to medium, qui ha un medium, medium plus, non a chi ha un incarnato troppo scuro, perché non è abbastanza intensa, ecco. Molto molto carine entrambe, mi piacciono un sacco e le uso molto spesso e volentieri. Le ultime due palette sono di Charlotte Tilbury. La prima è la Glowgasm Face Palette nella variante colore Lovegasm, uscita 3, se non 4, estati fa 3. Questa è una palette composta da 4 polveri, bronzer, l'unico colore matte, illuminante, blush e topper per il blush. Queste 3 polveri sono molto luminose e questo rende questa palette adatta per i miei gusti alla sera e in estate quando sono abbronzata. Quindi è una palette che non uso molto, però che mi piace tenere a portata, che uso comunque in estate volentieri. E questa è la Nudegasm Face Palette, uscita questa quest'estate, diciamo a fine dell'estate, nella collezione Nudegasm. Bronzer, prodotto per il contouring, 2 illuminanti di cui uno può diventare un blush se avete una carnagione media, medio chiara, e niente, molto molto carina. I due bronzer mi piacciono di più degli illuminanti, perché gli illuminanti, essendo molto luminosi, tendo a utilizzarli soltanto alla sera e per i miei gusti, ripeto, sono un po' too much per il giorno, ma la palette secondo me è veramente ottima e la trovate ancora in gamma permanente. Ragazzi, questo è quanto, io vi ho mostrato tutte le mie palette piccoline. Se non vedete, a parte la Luxury Palette nella variante Pillow Talk, che mi sono persa da qualche parte, non so dove sia, tutte le altre rappresentano la collezione che io ho al momento. Se c'è qualche palette che non mi avete sentito menzionare è perché non la possiedo più, l'ho venduta, regalata, l'ho data via, l'ho buttata, se era magari vecchia è andata male, quindi sono palette che non possiedo più, che per un motivo o per un altro, insomma, non facevano più al caso mio, ecco. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se volete magari una comparazione più nel dettaglio di quelle Charlotte Tilbury, magari potrei preparare un video con indossandole tutte, ovviamente filmato a scaglioni, momenti separati, magari potrei farvi vedere addosso ogni singola palette per mostrarvi un po' le differenze, non lo so, ditemi voi se vi può far piacere, come al solito, lasciando un feedback qui sotto nei commenti. E niente, io vi auguro una buona giornata, iscrivetevi al canale cliccando su questo bottone se non l'avete ancora fatto, io vi mando un bacione grande e noi ci vediamo presto con un nuovo video, ciao!